Oggi andiamo a fare un girettino velocissimo qua al castello di Zumelle. Facciamo una mezza giornata al fresco prima di partire per Spalato. Adesso le valigie sono già piene di bagagli per andare a Spalato, ma non vogliamo rimanere a casa e quindi andiamo a farci un giretto qua vicino. Siamo arrivati al castello di Zumelle. Oggi ci facciamo una passeggiata in un bel castello a Mel, vicino a Feltre, in provincia di Belluno. Questo castello oggi ci è andata bene, che fa una rievocazione medievale, quindi un po' allestito, un po' di gente vestita tipo medievale. Vedi che non è. Voglio vedere sangue. Beh, quello è facile. No, il mio. No, non sei una principessa. Devi andare da Gogna. Con le manine fuori. Bon, noi possiamo andare. Ci vediamo. Ah, ma se riesco a tirare su. Sì? Hanno fatto un po' di attrezzatura per la rievocazione. Lo stampaggio della carta, il cartatore per la lana. Adesso entriamo nella piazzetta, piazzetta molto carina, fatta come si deve. Reparto Freddy Krueger. Non capisco che incrocio sta facendo, ma è più veloce dai con le dita che io con gli occhi. Sto facendo i cordoncini che servivano per tenere sulle borse, per legare, fare le allacciature dei vestiti o dei farsetti alle brache. E vengono fuori delle specie di spighette tipo quelle dei lacci delle scarpe di adesso, molto resistenti. Tipo questo? Sì, solo quello è sintetico. Questo qua è già fatto. Adesso ce lo faccio vedere. Ecco. Fuori la spighetta qua. Ah, caspita. Che lavoro, ragazzi. Bravo. Ci vuole? Viene fatta qua ci sono le corna venete, allora, meridionali, tedesche. È tutta roba nostrana, a parte questo. Questo che viene dalla Tunisia. Una capra questo? Un caprone, sì. Questi sono pezzi di palco di cerno. Sì. Semplicemente si passare il filo, si crea un piccola esterna rigida e dentro hanno tutta una spugna. Sì, sì, porosa, sì, sì. Ah, quella le palle frecce. Mio nonno l'aveva per la pietra per tirare la falce. Sì, sì, anche mio nonno. Non usava più le frecce in pratica. Adesso vorrei vedere uno di questi signori fare con una spada di queste leggere come Braveheart. Libertà! E usa anche l'altra. Che ha già sentito il peso di una spada? È presente quanto pesavano. Sì, questa è leggermente un po' più pesante rispetto alla media. Sì. Però consideriamo che una spada, occhio signora, attenta alle recce, la spada d'una mano pesava intorno al chilo, chilo e due. Senza
tutti 20-30 kg di impalcatura. No, 20-30 kg di armatura sì. complessiva. Sì. Dalla testa ai piedi si arrivava fino ai 30 kg. Tutto sommato sono trasportabili, sono pesanti, perché sono in armatura, ma ce la si può fare. E consideriamo che chi aveva 30 kg di armatura normalmente stava a cavallo. Il cavallo è un animale molto forte. Come portava l'imbottita al cavaliere, sì. questo giubbone imbottito, così lo portava il cavallo, e sopra l'imbottita poteva portare la maglia di ferro. Non vi dico il costo di un'armatura per cavallo. Se già era estremamente costosa una maglia di ferro, persino la giubba, Zupparmande veniva chiamata in Veneto, dobbiamo immaginarci quanto potesse essere costoso invece un'armatura per il cavallo stesso. Consideriamo che comunque il cavaliere è una figura estremamente benestante, sì, nobile, proprietario di aziende per intenderci, il nostro imprenditore con la Ferrari, se possiamo farci un'idea, e spesso e volentieri aveva un cavallo da battaglia, un cavallo da viaggio e un ronzino che riportava i bagagli, oltre a tutta la serie di carri che lo seguivano e servitori. Il problema è che non morivano dalle prese, ma morivano dal caldo sì. d'estate. Infatti il problema la stagione delle battaglie cominciava a marzo. Dai danni da botta. E quindi era più facile, diciamo, spaccare un osso a qualcuno, che l'urto andava sotto all'armatura, riusciva, piuttosto che non ferirlo. Cioè... Le riproduzioni non sicuro d'epoca, però fanno molto carino. Siamo nella sala del banchetto, non vedo Obelix col cinghiale. Mi sa che qua non si mangia oggi. Che brutta giornata triste. Siamo arrivati nel reparto sartorie. Ha uno sguardo un po' triste questa novizia, mi sa che non diventerà suora. Ci sono molti colori, infatti con pietre, qualche animaletto. Qua facevano i mosaici. La stanza delle torture con la manaia sempre pronta a dirlo. Secondo me è anche un po' scomodina sta sedia, forse è pro emorroidi. Tenda qua, tenda là. Stiamo lottando nella torre. Siamo arrivati all'ultimo piano della torre. Come direbbe qualche super figo, lo skyline è meraviglioso, ma per me è un bel paesaggio. Adesso c'è il reparto tintoria. Adesso scappiamo da questa zona, che si sente sto profumo di unto. Hanno fatto un'unteria medievale qua e mi sta venendo fame. Vi siete divertiti nel castello? Sì. Avete imparato tutto? Quasi. Boh, l'arma del cavaliere principale? L'iPhone.